Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura ci occupiamo dell'emergenza sanitaria e andiamo a vedere il bilancio positivo del hub vaccinale di Via Tirino a Pescara, dove oggi sono state somministrate le ultime dosi. In 180 giorni di lavoro sono state circa 165.000 le inoculazioni del vaccino anti-Covid-19. Soddisfazione da parte dell'assessore alla salute della Regione Abruzzo Nicoletta Verìa e dei vertici della ASL. Vediamo il servizio di Stefano Recanati. Dopo sei mesi di intenso lavoro, chiude a Pescara l'hub vaccinale di Via Tirino, un centro che ha permesso di vaccinare la maggior parte dei cittadini di Pescara e dintorni. Più di 165.000 le dosi totali somministrate, di cui circa 83.000 prime dosi e 82.000 seconde, mentre le terze dosi somministrate sono state 53. Nelle 11.000 ore più di lavoro sono stati impegnati ogni giorno circa 12 operatori di polizia municipale, 40 volontari e 8 PUC. Tutto questo è stato possibile grazie alla sinergia tra Regione Abruzzo, Comune di Pescara e ASL, per cui il centro vaccinale è stato indicato come uno dei migliori in Italia. Un hub importante, un hub situato in una zona non certo al centro della città, che ha visto tanti nostri cittadini presenti e quindi anche un'integrazione da un punto di vista del territorio, una struttura eccezionale, eccellente, definita tale da tutte le autorità istituzionali che l'hanno visitata. Ora i vaccini proseguiranno in altri punti che saranno comunicati con cadenza settimanale dalla stessa ASL di Pescara, mentre dal 1 dicembre partirà il nuovo hub presso il Palabecci. Perché è vero che si continuano le vaccinazioni ai pazienti che hanno patologie e che quindi possono andare in ospedale, però ci sono anche pazienti che non devono recarsi presso le strutture sanitarie e quindi ben venga una struttura di prossimità. La nostra regione intanto si appresta a raggiungere l'80% di immunizzati, soglia che l'assessorato alla sanità aveva previsto proprio per il 30 settembre. Il quasi è dettato da una percentuale leggermente più bassa dei cittadini che hanno la soglia d'età dai 49 anni ai 59. Altri invece, oltre i cittadini, oltre gli over 80, hanno raggiunto invece l'89%. Quindi la media ci porta a dire che siamo vicino agli 80, quindi quella immunità di gregge prevista è stata per me raggiunta. Bisogna convincere ancora di più, ma più che altro sono persone che si stanno recando in maniera spontanea e libera presso i nostri centri vaccinali e quindi buoni risultati. Proseguiamo. La Giunta regionale ha approvato una delibera che detta le linee guida per l'assunzione a tempo indeterminato del personale già dipendente a tempo determinato nelle ASL abruzzesi, ma collocato in posizione utile in graduatorie di concorso delle aziende sanitarie extraregionali. E quanto comunica l'assessorato alla salute, sottolineando come il provvedimento contribuisca a risolvere in modo determinante il problema della carenza di personale nelle ASL, oltre a ridurre il ricorso al precariato e a consentire il mantenimento in Abruzzo di professionalità formate che hanno già dato un prezioso contributo al sistema sanitario. Il dipendente che si trovi nelle condizioni previste dalla delibera potrà presentare istanza alla ASL dove presta servizio a tempo determinato. L'azienda poi verificherà il possesso dei requisiti e procederà all'intesa con la ASL detentrice della graduatoria per il nulla osta all'assunzione. L'iter potrà essere attivato anche se siano già in corso procedure di concorso nell'ASL abruzzese. In questo caso però la possibilità sarà limitata ai posti non oggetto del bando. Voltiamo pagina adesso e ci occupiamo della filovia sulla strada Parco. Il TAR abruzzese ha accolto la richiesta di sospensiva del provvedimento ministeriale che autorizzava il passaggio del filobus sulla cosiddetta strada Parco fra Pescara e Montesilvano. Comune di Pescara e TUA hanno annunciato ricorso al Consiglio di Stato. Vediamo il servizio di Giuseppe Dintino.
Il filobus non passerà sulla strada parco, almeno per un altro anno. Su richiesta del comitato Strada Parco Bene Comune, il TAR d'Abruzzo ha sospeso il provvedimento del Ministero delle Infrastrutture, che circa 6 mesi fa aveva dato il via libera al passaggio del filobus sull'ex tracciato ferroviario tra Pescara e Montesilvano. La prossima udienza ci sarà il 14 ottobre 2022. Il TAR evidenzia problematiche ambientali per il taglio di siepi e alberi e di sicurezza stradale, in quanto gli iniziali mezzi a guida magnetica sono stati sostituiti con quelli a guida manuale, senza risolvere i rischi negli attraversamenti pedonali. Esulta il comitato cittadino, mentre il comune di Pescara e la società di trasporto pubblico abruzzese hanno annunciato il ricorso in Consiglio di Stato. Sono 30 anni che si sta dal finanziamento dell'opera, sono 30 anni che per un motivo o per un altro un numero ristrettissimo di persone che si oppongono alla realizzazione di quest'opera stanno di volta in volta creando condizioni perché ci siano dilatazioni successive. Noi naturalmente non crediamo che le motivazioni addotte e in questa fase accolte in termini di sospensiva siano tali da non essere osservate, faremo ricorso al Consiglio di Stato. Dal transito dell'ultimo treno nel 1988, il primo progetto risale al 1992, l'ultimo è stato riconfermato nel 2020. In questi anni sono stati spesi circa 20 milioni di euro. E se i giudici dovessero continuare a bloccare tutto, i soldi spesi finora? Questo sarà evidentemente un problema. Lei è fiducioso che alla fine l'opera si farà? L'opera credo sia ineludibile si faccia, credo anche che il Consiglio di Stato porrà rimedio a quella che è un'interpretazione molto benevola nei confronti dei ricorrenti e quindi da qui a fine anno con una pronuncia del Consiglio di Stato ricominceremo ex novo questo tipo di percorso. Adesso andiamo a Chieti, dove il Consiglio Comunale ha approvato a maggioranza la proroga della gestione del trasporto pubblico locale alla società La Panoramica per il periodo dal 1 ottobre 2021 al 31 luglio 2022. La delibera contiene una riorganizzazione del servizio con il taglio di alcune corse urbane, ma anche un taglio dei contributi praticamente azzerati da parte del Comune alla società di trasporto. La delibera nasce dall'esigenza di aggiornare la rete del TPL Teatino e farlo in modo da rendere il trasporto pubblico efficiente in città, dicono il sindaco Diego Ferrara e l'assessore ai trasporti Stefano Rispoli. Il 5 di ottobre poi ci sarà un incontro alla presenza anche del sottosegretario di giunta regionale con delega ai trasporti D'Annuntis proprio sulla riorganizzazione del trasporto pubblico locale. In quella sede, dicono i vertici del comune, verrà chiesto il supporto che è mancato da parte di Regione Abruzzo sia in termini finanziari sia sul fronte dell'attenzione al servizio su cui si regge l'accessibilità al capoluogo teatino. Andiamo avanti ora con la cronaca giudiziaria. L'ex rettore dell'Università di Teramo ed ex presidente di ARPA, poi diventata TUA d'Amico, è stato assolto dall'accusa di indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato e peculato. Assieme all'ex preside della Facoltà di Scienze della Comunicazione dell'Università di Teramo, Stefano Traini, e all'ex direttore amministrativo di Unite, Mauro Mattioli, accusati rispettivamente di abuso d'ufficio e peculato. Sentiamo il servizio. Tutti assolti perché il fatto non sussiste. Si è concluso così ieri sera il processo che vedeva imputati l'ex rettore Luciano D'Amico, l'ex preside di Scienze della Comunicazione Stefano Traini e il professor Mauro Mattioli nella sua veste, all'epoca dei fatti direttore generale della Fondazione dell'Ateneo. L'inchiesta per la quale D'Amico era finito a processo è quella relativa al doppio incarico come rettore dell'Università di Teramo e presidente del Consiglio d'amministrazione dell'ARPA S.P.A. e successivamente della TUA. La procura, titolare del fascicolo e la PM Davide Rosati, gli contestava di aver percepito indebitamente tra agosto 2014 e febbraio 2017 una somma di 57.000 euro. E questo perché, sempre secondo la procura, avendo assunto l'incarico all'ARPA e poi alla TUA, svolto gratuitamente, avrebbe smesso di fatto di svolgere l'attività di docente a tempo pieno, requisito che la legge prevede come necessario per poter ricoprire la carica di rettore. Ad Amico, inoltre, in qualità di rettore,
rettore. La procura contestava anche l'accusa di peculato per la consegna nell'ambito della cerimonia Welcome Matricole del novembre 2013 di 10 tablet di proprietà dell'università a titolo di riconoscimento al personale tecnico di supporto all'intervento degli artisti Ficarra e Picone. Accuse cadute in aula, così come sono cadute anche quelle a carico del professor Mauro Mattioli, al quale veniva contestato un episodio di peculato nella sua allora veste di direttore generale della Fondazione dell'Ateneo, e dell'ex preside di Scienze della Comunicazione Stefano Traini, al quale veniva contestato un episodio di abuso d'ufficio. Il collegio difensivo era rappresentato dagli avvocati Tommaso Navarra, Gennaro Lettieri e Renzo Di Sabatino. La granitica formula assolutoria testimonia più di ogni altra considerazione la piena lealtà degli imputati, commenta l'avvocato Navarra, che hanno sempre servito con dignità e onore le istituzioni. In questi lunghi anni abbiamo avuto modo di verificare l'assoluta correttezza e la limpida trasparenza dell'azione amministrativa posta in essere da tutti e tre gli imputati, ha concluso il legale, e oggi l'esito processuale ne attesta formalmente la verità storica. Ora l'avvertenza Brioni, tavolo tecnico ieri pomeriggio presso la sala consiliare del Comune di Penne per analizzare le strategie da mettere in campo per arginare l'ennesima chiusura nell'area Vestina e nella nostra regione. Nel frattempo Regione Abruzzo sta lavorando per l'avvio dell'iter dell'area di crisi complessa sul distretto tessile Vestino. Vediamo il servizio. Come Regione cercheremo di mettere in campo ogni forma di misura che possa ridurre l'impatto sociale ed evitare questi licenziamenti, quindi da parte nostra metteremo il massimo impegno e certo aspettiamo la convocazione del tavolo al Mise, perché in effetti questo piano industriale va rivisto perché è un po' carente. Così l'assessore alle politiche lavorative della Regione Abruzzo Pietro Quaresimale all'atere dell'incontro che c'è stato ieri pomeriggio a Penne. A convocarlo i sindaci dell'area Vestina, i quali tutti i giorni toccano con mano le criticità che sono costretti a vivere i lavoratori dell'azienda Brioni. Durante il tavolo tecnico è stato chiesto a Regione di attivare presso il Mise e il Ministero del Lavoro tutti gli strumenti per tutelare i lavoratori e l'avvio dell'iter dell'istituzione dell'area di crisi complessa sul distretto tessile Vestino. Dietro una persona licenziata c'è una famiglia, quindi noi come Regione faremo la nostra parte, metteremo in campo una serie di misure, sono pronti 35 milioni per l'intera Regione Abruzzo per mantenere i livelli occupazionali, incentivare assunzioni, ma anche possibilità di ricollocare, e soprattutto dobbiamo avere soluzioni a livello fiscale affinché nuovi imprenditori possano investire sul nostro territorio. Intanto, sempre nel pomeriggio di ieri, il Presidente della Regione Marco Marsiglio era al lavoro per far sì che nella prossima carta degli aiuti di Stato sia inserita anche l'area Vestina. Gli aiuti di Stato a finalità regionale 2022-2027 è un atto propedeutico del quale dipende, tra l'altro, l'operatività di alcune importanti norme di agevolazioni, quali ad esempio il credito d'imposta agli investimenti, uno strumento importante per ridurre i divari di sviluppo tra i territori dell'Unione Europea. Questi stabilimenti devono continuare ad essere operosi, cioè oltre che a contenere il danno, a noi interessa che resti una realtà industriale. Per questo credo che in tutti gli strumenti straordinari di aiuto e di abbattimento del costo del lavoro, di incentivi all'investimento industriale, ci sarà certamente pena nell'area Vestina. Presenti anche i sindacati rappresentanti RSU, che hanno chiesto a Brioni e al gruppo Kering la possibilità di continuare a produrre nello stabilimento di Montebello di Bertona sia camicie che maglie, o comunque riversare la produzione di altri prodotti nel territorio vestino per compensare la perdita di 321 posti di lavoro, oltre alla possibilità di valutare l'estensione degli ammortizzatori sociali in genere. I carabinieri hanno sventato un assalto notturno ad un bancomat con i ladri che in fuga hanno lanciato sull'asfalto le cosiddette marmotte, ovvero gli ordigni rudimentali che vengono usati per far saltare in aria i bancomat. Intorno all'una a Miglianico una pattuglia dei carabinieri ha intimato l'alt a una station wagon scura in transito lungo la Fondo Valleforo, che poi improvvisamente ha ripreso velocità e si è allontanata, mentre gli occupanti hanno lanciato sull'asfalto gli ordigni. A quel punto i militari hanno bloccato la strada, hanno chiamato chiaramente gli artificieri per sminare le due marmotte, che sono state fatte poi brillare all'alba in una cava della zona. Si indaga per individuare l'auto in fuga ed identificare
la batteria di ladri che, secondo gli investigatori, potrebbe essere la stessa che ha portato a termine nell'ultimo mese gli assalti ad un bancomat ad Ortona ed a Miglianico, e ne ha attentato un terzo a Canosa Sannita, dove il colpo non è riuscito perché il bancomat, l'ATM, era dotato degli ultimi sistemi di sicurezza proprio contro questo tipo di assalti. E la Capitaneria di Porto di Ortona nei giorni scorsi ha sequestrato un'area di 450 metri quadrati sulla spiaggia libera nel tratto più a sud della località Lido Riccio di Ortona, dove sono stati trovati dei rifiuti di varia natura frammisti a sabbia e ammassati che formavano dei grossi cumuli. Come vedete dalla fotografia, il deposito sembra derivare dall'azione di raccolta rifiuti, fra cui anche alghe e materiali organici trasportati dal motondoso, effettuato durante la passata stagione al fine di liberare le spiagge attrezzate dell'intera località dalla presenza di materiale ingombrante. Il sequestro dei giorni scorsi è stato convalidato dalla Procura della Repubblica di Chieti, la quale ha disposto ulteriori indagini per risalire agli autori degli illeciti. E noi andiamo avanti con il nostro telegiornale. A Teramo, nella sede della provincia, questa mattina c'è stato un tavolo tecnico sul dimensionamento scolastico. L'ente è intenzionato a chiedere per molte scuole di mantenere la reggenza. Si lavora anche per trovare una sede all'Istituto Marino e per altri istituti danneggiati dal sisma. Ascoltiamo il consigliere provinciale Luca Frangioni. Un incontro con i dirigenti scolastici, con i responsabili comunali, e, per ecco, parlare del dimensionamento scolastico per l'anno scolastico 2021-2022. Noi come provincia chiederemo, per quanto riguarda alcune scuole, di proseguire con la reggenza, perché crediamo che queste scuole abbiano la forza e la capacità di poter tornare almeno ai numeri minimi per ottenere una presidenza. Per quanto riguarda il Marino invece stiamo, come dicevo poco fa, mantenendo gli impegni presi durante l'ultima manifestazione fatta dagli studenti e dai docenti qui sotto la provincia. Noi li ho accolti quella mattina in maniera educata e tranquilla, così come loro hanno manifestato la loro protesta. E promettendo a loro una soluzione, noi abbiamo questa settimana pubblicato il bando per la manifestazione di interesse per trovare una nuova sede al Marino. Questo in funzione sempre della ricostruzione, perché quella scuola andrà demolita e ricostruita, o perlomeno andrà comunque, saranno ancora comunque fatti dei lavori per la messa in sicurezza, e quindi i ragazzi non potranno usufruirne almeno per i prossimi 3 anni. Abbiamo fatto questo bando per prendere una decisione molto forte, anche perché questa struttura potrà servire anche per il Tetris della ricostruzione delle altre scuole teramane, che una volta sistemato il Marino dovremo anche poi pensare alla demolizione e ricostruzione del Montauti, dove siamo andati già al bando della progettazione, così come il Comi secondario. Quindi avremo bisogno di ulteriori spazi, e questa scuola potrebbe essere, ecco, la struttura Jolly per sistemare i ragazzi, per non crearli disagio e per comunque provvedere nel più breve tempo possibile alla ricostruzione delle scuole teramane. Torniamo a Pescara, dove l'associazione Adricesta Onlus, a margine della chiusura del lab vaccinale di Pescara che abbiamo visto in apertura, ha deciso di omaggiare con una targa ricordo tutto il personale e soprattutto i volontari che hanno contribuito ad aiutare i cittadini durante la pandemia. Vediamo. Chiude l'hub vaccinale di Pescara, Adricesta sempre a fianco di chi si adopera per garantire sicurezza, per far stare bene le persone, per la salute, li ringrazia. Sì, abbiamo scelto con i soci e i volontari di poter dire un grazie a tutte le istituzioni, le autorità, che comunque i volontari, tanti, che in un modo o nell'altro hanno contribuito al benessere di tutti i cittadini, a dimostrazione che veramente una civiltà etica deve andare verso l'aiuto per il prossimo. E tanti si sono adoperati, e con gli infermieri del centro vaccinale, grazie anche a Maria Luisa Morretti, al dottor Di Luzio, che è il coordinatore provinciale del centro vaccinale di Pescara, e abbiamo scelto di fare questo incontro, questo brindisi per tutti
per tutte le istituzioni, in primis anche il Comune, che per primo si è adoperato per questo grandissimo centro, che è veramente un esempio di organizzazione, di dedizione, di cortesia, gentilezza e professionalità. Quindi un grazie grande a tutto il Comune e il personale di Pescara, la stessa cosa a tutti gli operatori della ASL di Pescara, e non voglio dimenticare però anche la Questura di Pescara, che ha aperto un centro vaccinale della Polizia di Stato presso la Scuola del Territorio, quindi ci sarà un ringraziamento anche per loro, perché tutti si sono uniti in una grande squadra, come noi scriviamo nelle targhe ricordo: una grande squadra per lavorare bene deve avere un unico cuore e solo così si riesce a vincere, e dobbiamo farcela. Quindi per chi si è adoperato tanto, per tutta la comunità, era doveroso quasi una festa e un brindisi e una targa di ricordo. E quale occasione meglio di questa, della chiusura di questo grande centro vaccinale, e anche di buon auspicio per le prossime vaccinazioni che avranno luogo probabilmente con le terze e quarte dosi, non lo sappiamo ancora, però uniti ce la faremo sempre. E a proposito di vaccinazioni, c'è anche, lo sapete, chi è contro, si tratta dei no mask. Restando sempre a Pescara, questa mattina davanti la Basilica della Madonna dei Sette Dolori c'è stata una manifestazione proprio dei no green pass e no mask, dopo i tafferugli con la polizia che sono accaduti domenica sera durante la celebrazione della messa. Vediamo. È la neonata federazione di gruppi No Green Pass e Non Toccate i Minori a condannare fortemente gli episodi violenti accaduti domenica sera durante la Santa Messa presso la Basilica dei Sette Dolori a Pescara, quando Novax e No Mask si sono sfilati in modo plateale la mascherina, incitando i fedeli a fare lo stesso. All'arrivo della polizia si è verificato il parapiglia e una donna ha cercato perfino di sfilare la pistola ad un poliziotto. Il bilancio finale di un arresto e 6 denunce. La massima solidarietà alle forze dell'ordine, che sempre più frequentemente si trovano coinvolti in situazioni di forte stress e forte nervosismo, e comunico anche un grande encomio, ecco, a come si sono comportati gli agenti durante l'intervento del 26. Sono stati estremamente professionali e calibrati. Siamo contro il Green Pass in modo assoluto, quindi contro il ricatto vaccinale. Noi siamo contro l'obbligatorietà della vaccinazione minorile, perché se un genitore ritiene in piena scienza e coscienza di voler vaccinare suo figlio, deve essere libero di poterlo fare. Quindi la nostra posizione è assolutamente, se vogliamo usare questi termini, diciamo, questi neologismi che si usano spesso oggi, è free vax, né novax né provax. Indirizzare a queste parole tipo idiota alle persone che sono non vaccinate, o parlare di sparare ad alzo zero come hanno fatto taluni conduttori televisivi, credo che sia il giusto mezzo per provocare reazioni come quelle che abbiamo osservato domenica scorsa presso la Basilica della Madonna dei Sette Dolori. Ed ora lo sport. Serie C, primo piano con il Pescara, non nasconde le difficoltà soprattutto in difesa del Delfino. Tommaso Cancellotti, l'esterno, comunque vede il bicchiere mezzo pieno nel pareggio contro il Gubbio martedì. Pescara che dovrà cercare di ritrovare i 3 punti già dalla prossima gara contro la Reggiana domenica alle 17:30 allo stadio Adriatico Cornacchia. Ascoltiamo Cancellotti con l'intervista di Paolo Renzetti. Possiamo dire, Tommaso, che per la prima volta in questa stagione il Pescara è stato un po' in difficoltà al cospetto di un avversario? Sicuramente sono venute fuori alcune difficoltà. Noi abbiamo provato a fare la nostra partita, poi ripeto, sicuramente l'approccio non è stato dei migliori e questo ha messo un po' la gara in salita. Non è tutto da buttare, c'è stata la reazione per 2 volte, non è scontato, soprattutto, ripeto, con una squadra organizzata così, quindi continuiamo il nostro percorso con la testa bassa e con tanto lavoro. Questa squadra continua a prendere gol, accade dalla prima giornata di campionato, 8 reti al passivo in 6 giornate, sono obiettivamente troppe per una squadra che mira a provare a vincere il campionato, sei d'accordo? Sì, sicuramente, come ho già detto, bisogna lavorare e limare alcune cose. Come ho ripetuto prima, ogni campionato a sé, ogni storia a sé, sicuramente abbiamo subito un po' troppi gol, però
la classifica è buona, quindi continuiamo a lavorare senza guardare in questo momento la classifica, conta poco, e allenandoci su ciò che c'è da migliorare. Per chiudere in maniera sintetica ti chiedo, domenica arriva allo stadio di Ati con la Reggiana, ci vorrà un Pescara diverso? Sì, senza ombra di dubbio, comunque ci saranno delle situazioni che andremo a vedere, ci sarà la partita da preparare, ora ci pensiamo già subito da domani e prepariamo questa partita per riscattare anche magari la prestazione un po' meno brillante rispetto alle altre. Primo gol tra i professionisti per Marco Cucurullo, il centrocampista del Teramo ha regalato il pareggio al Diavolo nella difficile trasferta di Lucca. Ora il Teramo dovrà cercare i tre punti nella prossima gara interna contro la Viterbese. Sentiamo l'intervista realizzata da Ania Cantagalli e Jacopo Forcella. Non è un gol vittoria, è un gol che dà comunque il pareggio alla tua squadra e credo che sia un gol che forse dividerai a metà con Corrillo. Sì, sicuramente. Francesco ha messo una bella palla, io sono arrivato, cioè, credo fino all'ultimo. Sì, è stato un gol per me anche emozionante, primo dei professionisti, quindi non ha portato alla vittoria, ma per me vale anche qualcosa in più. Però sono contento, abbiamo lottato in un campo non facile. A proposito del campo non facile, a un certo punto, ciao, è sembrata una vera e propria battaglia dal campo, tu hai giocato il secondo tempo, che sensazione hai avuto? Che tipo di partita è stata? Un po' strana in un certo, sì, in un certo punto. Sicuramente non era facile, loro comunque l'hanno messa sull'aspetto fisico, anche perché comunque giocare era difficile, provare a giocare perché il campo comunque non lo permetteva, però comunque noi siamo subito abituati, ambientati al campo e comunque abbiamo lottato fino alla fine, abbiamo, con le nostre forze e con le nostre idee. Può essere, Marco, questo 2-2 che non è una vittoria, però magari, visto che è arrivato in rimonta, un episodio che può contribuire a farvi sbloccare anche alla ricerca della vittoria? Sì, sicuramente. Comunque anche oggi un po' di fortuna è stata anche dalla nostra parte, quindi speriamo di continuare così, con questa cattiveria, di andare avanti. Sperate di andare avanti così, probabilmente anche migliorare qualcosina, sì, perché insomma, i punti sono solo tre e alle porte c'è uno scontro diretto. Come te la immagini la partita di sabato con la Viterbese? Come tutte le partite dobbiamo affrontare, sempre con la testa giusta, con la giusta cattiveria e di portare a casa i tre punti. Queste sono sempre le nostre idee, la nostra mentalità. Non è facile comunque affrontare squadre su questi campi, però sicuramente dobbiamo ripartire dagli ultimi 40 minuti, mezz'ora che abbiamo fatto, perché siamo stati una squadra e siamo stati cattivi. Scendiamo in Serie D, Andrea De Falco è ufficialmente un nuovo giocatore del Nereto, nato ad Ancona il 19 di giugno dell'86, vanta 369 presenze in carriera tra professionisti e tra Serie A, B e C, con la squadra della sua città natale ha esordito a 17 anni in Serie A nella gara Milan-Ancona. Il calciatore sarà a disposizione del club già a partire dal match di domenica prossima contro il Notaresco. Ascoltiamo. Il Nereto piazza il suo colpo di mercato forse più prestigioso. Andrea De Falco oggi è qui a sostenere il suo primo allenamento con la maglia del Nereto Calcio del Rosso Blu. Sì, ieri ho firmato il contratto, ero già in contatto con il mister e la società da qualche giorno. Ho avuto tante possibilità di mercato, anche ieri, poco prima di firmare, ho ricevuto una proposta anche a livello economico molto più vantaggiosa, però io sono un ragazzo che dà importanza alla parola e avevo bisogno di un progetto serio ma familiare, volevo anche un attimino avvicinarmi un pochino di più a casa per necessità familiari, quindi diciamo che questa situazione potrebbe essere la situazione giusta. È la mia seconda esperienza, l'anno scorso ho firmato a Siena a fine febbraio, quindi da marzo ero a disposizione della società, ma non guardo più tanto la categoria, diciamo che la mia carriera l'ho fatta, fortunatamente mi sono tolto anche
qualche soddisfazione, ma cerco di portare un po' di esperienza, cerco di aiutare i ragazzi più giovani a capire l'importanza del sacrificio e della passione che va messa in campo ogni giorno. E io, diciamo, sono un ragazzo tranquillo sia in campo, nel gioco che fuori, quindi cerco di dare tranquillità che in un campionato insidioso può sempre servire. Io spero di vederli al campo il prima possibile, spero di vedere la tribuna bella piena, noi cercheremo il massimo di dar soddisfazione a loro, perché un obiettivo comune è quello di gioire tutti insieme. Il TG6 termina qui, grazie per essere stati con noi, prossimo appuntamento alle ore 19, se volete on demand ci sono i nostri servizi sul canale YouTube dell'emittente e sul sito tv6.it, vi ricordo anche questa sera alle 21 l'appuntamento con Velò. Grazie ancora e buona giornata.